Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Nick e oggi siamo qua in un nuovo video unboxing Xbox Serie S. Oggi la apriremo e la proveremo. Il video prova uscirà la prossima volta. Oggi vi faccio vedere solo cosa potete trovare al suo interno, in modo da chi la dovrà comprare sa già cosa ha all'interno. E diciamo un video un po' informazione. Allora, questo dovrebbe essere già il controller che c'è anche all'interno. Quindi andiamo ad aprire, ci dovrebbero essere delle pellicole, esatto. Queste qua. Allora, specifico. Questa è una console digitale. E quindi i giochi non li potete avere, diciamo, fisici. Quindi in negozio. Dovrete farvi o un abbonamento o adesso vedrò come si farà. Dunque, la scatola si presenta in questo modo. Ne andiamo ad appoggiarla, andiamo ad aprirla. Si dovrebbe aprire tipo cofanetto in teoria, ma c'è qualcosa che la blocca. Ok, io non la guardo ancora. Ok, allora la console è un bel mattoncino, questa è la console. L'appoggiamo un attimo qua. Poi abbiamo, ok, un librettino che non so, ok, spiega un po' tutte le funzioni. Qui abbiamo, qua abbiamo un controller che è un altro controller uguale a questo, ve lo faccio vedere dopo. Poi abbiamo un cavo HDMI High Speed, quindi in dotazione trovate un HDMI High Speed. Poi potete trovare l'alimentatore e ci dovrebbero essere, esatto, un manuale e nient'altro. Questa è la confezione, come si presenta. Manuale di istruzioni, vabbè, non ci interessa. E direi di partire, anziché dalla console, dal joystick, che è la novità appunto di quest'anno. Allora andiamo subito ad aprirlo, perché gli hanno aumentato, diciamo, la... Ok, esatto, un joystick molto bello. Esatto, sì, molto molto bello. Bianco, color bianco. Qua potete vedere, abbiamo HDMI, tutti i vari joystick. Qua abbiamo il logo Xbox, qua tutte le varie, diciamo, e due. Poi abbiamo le batterie, esatto, che vi danno in dotazione, quindi non c'è bisogno neanche di comprarle. Voi compratele per sicurezza, però dovrebbero esserci in dotazione quasi sicuramente. Andiamo a metterle e andiamo poi ad abbinarlo alla console in sé. Ok, si sfila questo cofanetto qua. Ok, più, ok. Allora, zitti. Allora, dunque mettiamo, non si mette, e mettiamo questo qua. Ok, allora, una volta che mettiamo questo, abbiamo due joystick, esatto. Li andiamo ad accendere tutti e due. Andiamo ad accenderli. Uno e due. Questo è in cerca di Bluetooth, sicuramente. Quasi sicuramente. Ok, vabbè, li spegniamo adesso. Si tiene premuto 10 secondi e si spegne automaticamente. Ok, teniamo premuto 10 secondi. Ho sbagliato io. Ok, nel prossimo video infatti andremo a vedere il test della velocità di questa console. Allora, di sé non pesa neanche tanto. Contate che io avevo la vecchia Wii e l'ho venduta perché non me ne facevo più niente, diciamo. Ok, allora, la console si presenta
Bella bella ragazzi, questa è veramente bella. Allora, da quanto si può notare, troviamo cavo Ethernet, USB, USB, HDMI out, storage expansion, che vi parlerò sempre in quell'altro video, e alimentazione. Poi questo non so cosa sia. Dall'altra parte invece troviamo, dalla parte frontale, diciamo, un USB, sì, un USB, e il pulsantino che è lo stesso che c'è nel controller di, diciamo, memorizzazione, diciamo, abbinamento. Qua possiamo trovare una ventola e delle prese d'aria. Direi di provare ad accenderla e a vedere un po' cosa riusciamo a fare. L'attacco e ci vediamo quando l'avrò accesa. Ok, non sono riuscita ad accenderla adesso perché la devo tutto collegare, dovrei staccare la cam, perché è al 9%, ve lo dico. Quindi io vi direi che per questo video è tutto. Grazie di aver visto questo video. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e non perdetevi il prossimo video che farò, che sarà il video, diciamo, dove entriamo nel clou di questa console. Vi farò vedere un po' come scaricare i giochi. Le varie dinamiche per cui acquistare o non acquistare questa console, e poi appunto vedremo un po' come si comporta in una TV abbastanza nuova. Vedremo un pochettino, faremo diversi test in diversi giochi. Adesso ci proverò un po' a giocare, vedere un po' cosa riuscirò a fare. E niente, seguitemi anche su Instagram, NicoD06, per essere aggiornati anche su di lei, in modo da, diciamo, anche se non esce, uscirà il video subito, non sarete aggiornati e starete in pace. Comunque, grazie ancora di aver visto questo video, noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!